Ciao a tutti, sono Schoolboy e questo è un video su Minecraft. Come al solito, tra l'altro. Allora, vabbè, volevo dirvi. Ah, guardate qua, mi è esploso un creeper, ha fatto un casino in mezzo alle piantagioni. Vabbè, volevo dirvi. È un video abbastanza corto. Ho messo il FOV a 90 perché si gioca veramente meglio, provateci anche voi. Il FOV è... sono i gradi della visuale praticamente, io vedo 90 gradi ora. E veramente si gioca meglio, ve lo consiglio. Guardate qua, scivolo acquatico, trampolino gigante. Ma non è questo di cui volevo parlarvi. Allora, quello di cui volevo parlarvi è un discorso un po' controverso su YouTube di oggigiorno. Allora, appena era uscito YouTube, tutti gli utenti cercavano di fare video diversi dagli altri. Per avere magari iscritti, visualizzazioni e magari anche la partnership. Oggigiorno di video ce ne sono di centinaia, molti 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 tipi. Quindi uno youtuber che entra da poco su YouTube, guardate me per esempio, pur facendo video che non laggano, commentari fluidi, eccetera eccetera, belle intro, bei canali, bei sfondi, tutto bello magari. I suoi video non sono guardati, ma perché? Semplicemente perché sono di uno youtuber non conosciuto. Guardate per esempio i video di strategico Call of Duty. Lui indubbiamente fa dei video bellissimi. Guardate Albi, anche lui fa dei commentari molto tecnici, video belli, ben curati. Come quasi tutti del resto. Però loro hanno molte visualizzazioni, perché? Perché semplicemente sono strategico Call of Duty, o magari Albi, o magari tanti altri youtuber che ora non mi metto a linkare. Io non ce l'ho con loro, per carità, se lo sono meritati e li stimo molto per questo. Ma ecco, uno youtuber che entra da poco su YouTube, magari fa video belli, ora non vorrei intendere, cioè non vorrei fraintendervi. Non vorrei offendere nessuno, fraintendere, vabbè, eccetera, eccetera. No, non prendetevela, insomma. È un po' dura la vita, diciamo, perché non è conosciuto, magari anche i canali non vogliono pubblicizzarlo perché poi gli creano concorrenza e cose varie. Io non mi metto a fare i nomi, non mi metto a dire niente di nessuno. Per carità, io... Cioè, sono contento così, sono contentissimo, anzi perché comunque, anche se ho pochissimi iscritti, 10, io, cioè, mi accontento, non è che me ne frega più di tanto, cioè, anzi no, me ne frega molto, dico la verità, degli iscritti, ma a me interessa più le visualizzazioni dei miei video, che anche quelle non è che sono alle stelle. Ma vabbè, per avere 10 iscritti e 17 video, mi sembra, una ventina, poco meno di 20 perché quelli vecchi li ho eliminati. Ho circa 1600-1700 visualizzazioni e sono molto contento. Non pensate che le faccio da solo, cliccando e uscendo dalla pagina centinaia di volte. Non sono il tipo da fare così. E vabbè, niente. Volevo parlarvi principalmente di questo, che uno youtuber che entra da poco su YouTube è molto molto svantaggiato da questo punto di vista. Io invito tutti i canali che hanno diversi iscritti, diversi, ti dico per esempio 1500, 200, anche per esempio 50 iscritti a pubblicizzare i video degli altri. Guardate c'è un ragno. Vabbè, vi ho detto tutto, mettete un mi piace, pubblicizzate il canale e niente, ciao a tutti.